Dopo il successone di Fantaghirò, a Mediaset venne il pallino dei film fantasy per la TV e così ebbero natali capolavori quali Desideri e l'anello del drago, che tratteremo al prossimo giro, o Sorellina e il principe del sogno. Notare il font rigorosamente scritto con Word Art. Tanto per accaparrarsi un po' di audience, a sto giro ci buttarono dentro pure Valeria Marini, che in una manciata di secondi ha fatto precipitare anni di scuola di recitazione giù per lo scarico. Che ho freddo. La giovane Alisea, detta Sorellina, è costretta a lavorare per mantenere la sua numerosissima famiglia, composta da 5 fratelli e una madre gravemente malata. Beh, te credo, dopo aver fatto 6 figli, un po' stanca sarà sta donna. Anziché fare la sarta o la cameriera, sta povera ragazza si mette a fare la taglialegna. Ma per fortuna, indi passa davanti alla telecamera grazie a un'ascia parlante e a un albero parlante, cugino sicuro di nonna Salice, tutto è più bello. Una notte, a casa di Alisea e famiglia, arriva Saruman vestito pacchiano. Sì, vabbè, è Azareth, un potente mago che noi comunque chiameremo Christopher Lee. L'uomo, che si finge un viandante, anziché essere grato dell'ospitalità, fa lo spocchioso e si offre persino di comprare Alisea per 2 spicci. La madre, che si aspettava almeno un bonifico a 3 zeri, rifiuta l'offerta e lui, per tutta risposta, rapisce i 5 pargoli e la donna ci muore di crepacuore. Senti un po', Christopher Lee barra Azareth. Come sei passato esattamente dal volere una bella ragazza a portarti via 5 marmocchi? La fanciulla allora si lancia all'inseguimento del suo nucleo familiare e raggiunge il castello di Azareth grazie alle scarpe che i fratellini avevano seminato per strada. Scarpe parlanti. Immagina i discorsi di tutti i giorni. Ammazza che puzza di piedi che c'è sta qua! Per salvare i bimbi, Alisea si offre di fare da sguattera nel castello del mago, che nonostante i suoi big money non può permettersi una golf e neanche un addetto agli effetti speciali decenti, evidentemente. Scopriamo che l'uomo è solito rapire giovani fanciulle per assorbirne l'energia una volta diventate adulte, col risultato di trovarsi sul petto inquietanti bocche col naso. Burchini al mare quest'anno, Azareth? Per fortuna, grazie a una pozione del sonno, Alisea e i fratellini riescono a scappare da palazzo. Costretti a dividersi, la ragazza decide di far fuggire i bambini verso un mondo nuovo, una terra dove tutto è bello, pacifico e depilato, mentre lei fugge da alcune scope volanti scartate dal set di fantasia. Nel frattempo il re del paese, che ha ridefinito l'etimologia di sovrano dal carattere di M, torna a casa dopo una lunga guerra. Il sovrano, che non vede il figlio Damian da anni, si aspetta un giovane cazzuterrimo con la barba anche sulle caviglie. Ma si ritrova con sommo disappunto un esserino biondino, gracilino, che ama la musica e la poesia. Per nulla entusiasta di vedere il suo erede trasformato in una sorta di figlio dei fiori wannabe, il re decide di sottoporlo a un intensivo allenamento a base di frustate, che in confronto agli allenamenti di Mimì con le catene erano una passeggiata. Preoccupata per la vita del figlio, la regina lo fa fuggire con una compagnia circense e sulla strada incontrano proprio Sorellina e la salvano dall'attacco scopifero. Sorellina si unisce così alla compagnia circense e a Damian e durante il viaggio i due finiscono per sbaglio in una fonte, sorvegliata da una soubrette della televisione vestita come la Clerici. Oh vabbè, lo spirito della fonte. Un luogo magico la cui acqua promette grandi cose, ma non così grandi come lo stop alla calvizie o gli appalti truccati, eh. I due ragazzi bevono così l'acqua insieme, promettendosi amore eterno, conoscendosi da 2 giorni. Ma ben presto, sia Azareth che il re raggiungono la carovana e i due ragazzi vengono separati. Bella sola sta cosa della fonte, Valè? Lo scusone è che i due sono uniti nella vita spirituale, non in quella fisica. Sempre sola rimane. Il mago così riporta Alisea al castello e nel frattempo ha anche riacciuffato i fratellini, che maledice facendoli rimanere bambini in eterno. Mentre Damien viene ricattato dal padre per allenarsi a diventare Rambo pena l'uccisione della madre. I due però possono incontrarsi in sogno e grazie al secchio. Così lo spirito della fonte dà appuntamento ai due 7 anni dopo, perché 7 giorni era troppo easy. Passano gli anni e Damien è diventato un guerriero cazzutissimo. E Moro, mentre Alisea ha fatto l'upgrade a Sguattera 2.0, che in un castello pieno di polvere non è che ci sta molto da fare, eh. I due per fortuna si sono ricordati che quello era il giorno dell'incontro e si ritrovano nel mondo onirico.
Ma siccome la Valeria è un po' fetente, dice ai due poveri cristi in piena tempesta ormonale di aspettare un altro anno ancora. E che palle! Dopo 365 giorni, Azareth rivela ad Alisea che è disposto a lasciare andare i suoi 5 fratellini se lei accetta di sposarlo. Lei acconsente pensando di fuggirsela alla chetichella col suo amato, ma il fetentone magone le rifila un filtro a base di Red Bull che non la fa dormire, rendendola così incapace di sognare e presentarsi al suo appuntamento onirico. Furiosa decide di prendere un pugnale magico, l'unico in grado di uccidere Azareth, che per praticità lui tiene a casa sua, ma non riesce comunque a finire il mago, decidendo così che l'unica è filarsela. Ma nel frattempo Damien è raggiunto al castello di Azareth, che una volta trovatosi davanti il principe decide di possederlo, fondendosi in Verderet, una sorta di conquistadore spazzo, che si mette a capo di un piccolo esercito per seguire Alisea fino a Mondo Nuovo, dove intanto la ragazza si era ricongiunta coi suoi fratellini, che sembrano fatti de boomerang, tornano sempre. Finalmente Damien riesce a liberarsi dalla possessione maghesca, uccidendo Azareth con un coreografico lancio di pugnale e riunendosi alla sua bella. I due possono limonarsi con gioia, infine riuniti, che dopo anni di incontri onirici, un po' di pomiciamento, ci sta. Al castello c'era Azareth, invece a casa mia a dettare legge è Indy. Perché ovviamente se sulla mia scrivania appoggio qualcosa, dove si deve sdraiare lui? Esattamente dove ho le cose appoggiate. Mi sembra giusto.